Ciao, io sono Pop. Ciao Pop, io mi chiamo Davide. Quanti anni hai, Davide? 9. 9 anni. Sai che in Italia ci sono ben 570.000 bambini che hanno la tua stessa età? Davvero? Tu come lo sai? Me l'ho detto il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. E che cos'è un censimento? Vieni con me e lo scoprirai. Un censimento è come una grande conta di tutti quelli che vivono in un paese. Ci permette di sapere quanti siamo in Italia, quanti uomini e quante donne ci sono, quanti anziani e quanti bambini come te. Questa conta viene fatta dall'Istat, l'Istituto Nazionale di Statistica. Lo sai perché il censimento è tanto importante? Perché? Prima di tutto perché ci fa conoscere il luogo in cui viviamo e i suoi abitanti. E poi perché ci fa vedere in cosa siamo uguali o diversi dagli altri paesi. E come siamo cambiati rispetto al passato. Sì, è vero, lo abbiamo studiato a scuola. Anche nel passato si facevano i censimenti. Esatto. Ricordi gli uomini della preistoria? Già loro contavano i membri delle tribù, le prede di caccia e gli animali allevati, incidendo tacche nei dipinti rupestri. E nelle grandi civiltà fluviali come la Mesopotamia e l'Egitto, venivano svolti veri e propri censimenti per contare uomini e beni esistenti. Insomma, nei secoli e in paesi molto lontani tra loro, il sistema di conteggio della popolazione e dei beni si è sempre più perfezionato, fino ad arrivare a come lo facciamo oggi. Dal 1861, quando l'Italia è diventata un paese unito, il censimento si è svolto ogni 10 anni sull'intera popolazione. Ma è dal 1926 che questa importante operazione viene effettuata dall'Istituto Nazionale di Statistica, allora chiamato Istituto Centrale di Statistica. Contare tutte queste persone è un'operazione lunga e difficile. Però oggi, grazie alle nuove tecnologie, è diventata più semplice e veloce. Dal 2018 il censimento è cambiato. Ora si fa ogni anno, rispondendo a un questionario su internet. Comodo, no? Inoltre non serve che partecipino tutte le famiglie, ma solo un campione, cioè una piccola parte di popolazione che rappresenta tutto il paese. Queste famiglie cambiano ogni anno e devono rispondere a semplici domande su chi sono e sulla casa in cui abitano. Poi l'Istat, mettendo insieme i dati che già possiede con quelli forniti dalle famiglie, ci restituisce le informazioni che descrivono chi siamo e quali abitudini abbiamo, ogni anno. Ah, ecco perché si chiama permanente. Certo, e il motivo è semplice. L'Italia cambia velocemente e abbiamo bisogno di dati, cioè di numeri e informazioni, sempre aggiornati e affidabili. Proprio una bella trovata, eh? Ed è necessario il contributo di tutte le famiglie chiamate a partecipare.